Ciao a tutti, sono Emiliano, siamo qui a Padel Farm, Emiliano Forum e sono in compagnia di Alvin. Oggi cosa presentiamo? Oggi presentiamo la nuova Acheron Oro Legacy 2023. Pala del brand spagnolo interamente made in Spain. Ed ora proviamola in campo. Proviamo da fondo campo la Acheron Oro della collezione Legacy 2023. Subito, la prima cosa che balza agli occhi, anche se sarebbe all'orecchio, è l'inconfondibile suono che fanno le racchette Acheron. Sembra quasi cartonato. Racchetta con due strati di fibra di carbonio 3K per piatto, come detto completamente made in Spain, piatto ruvido, una gomma Eva Soft davvero molto blanda. Un punto dolce abbastanza buono, la racchetta non spinge molto, devo dire che molto confortevole. Un'altra grande caratteristica di Acheron è il ponte chiuso, che secondo il brand spagnolo serve intanto per aumentare il punto dolce e poi per ridurre le vibrazioni, anche se un pochino mi dà sempre un po' fastidio giocare con l'Acheron. Proviamo pallonetti facili, davvero la gomma blanda aiuta tantissimo, però questo suono delle Acheron o piace o non piace, c'è poco da dire. Il design è come sempre abbastanza aggressivo e sgargiante. Ora proviamo un altro paio di colpi e poi la proverà. Abbiamo messo la Acheron Oro 2023 a rete. Non me ne vogliano quelli di Acheron, ma purtroppo non riesco a trovare il giusto feeling sulla palla. Questo rumore, questo sound inconfondibile delle Acheron, però purtroppo, come diceva anche Emiliano, può piacere o non piacere, e a me purtroppo non fa impazzire. Il piatto è ruvido, quindi usciamo anche dagli effetti, ma il problema è che spesso non ce ne accorgiamo di come esce la palla. Il peso è leggero, solamente 353 grammi, mentre il bilanciamento è in testa, 27.3. Ora abbiamo qualche dejada, che tutto sommato non escono male, ma non riesco a sentire la pallina. Però proviamo dall'alto la Acheron Oro Legacy 2023. Il suono è davvero inconfondibile, poi più tiri forte più si sente come se fosse cartonato. La racchetta devo dire che comunque, soprattutto sulle vibora, viaggia, questa è uscita un po' lunga, però la ruvidità va bene, eh? Si tengono lì a fondo. Proviamo ancora qualche vibora. Gira parecchio. Proviamo adesso qualche per tre. Il primo uscito. Secondo meno. Effetti vanno. Anche se non la definirei proprio veramente una racchetta di superpotenza, perché bisogna spingere molto. La gomma affonda tanto. Un paio di rulli alla grata per chiudere, il laccetto male male, tipo quello delle Starby, super scomodo. Ora l'ultima, ed è uscita pure questa, però non male, non male. Abbiamo provato in campo la Acheron Oro della collezione Legacy del 2023 del brand spagnolo. Cosa dire? È una racchetta inconfondibile, soprattutto per il ponte chiuso, che aumenta secondo Acheron il punto dolce, riduce le vibrazioni, anche se a me dà sempre un po' fastidio il braccio quando gioco con le Acheron, non è la prima che provo. È una racchetta che però è di una qualità costruttiva davvero top, è indistruttibile. La mia prima Armageddon, cioè lo potevo sbattere contro i vetri, contro la griglia, in terra, è rimasta sempre lì, intatta, quindi davvero un plauso a Acheron per questo
per questa qualità nei suoi prodotti. Sicuramente il suono inconfondibile può piacere come non piacere, al mio punto di vista purtroppo non è piaciuto, e il feeling sulla palla è quello che non mi è piaciuto per niente purtroppo. La palla la vedevo viaggiare, ma non sentivo quel feeling che ho su tante altre palle invece. Cosa dire, la gomma blanda sicuramente offre un'uscita di palla incredibile, questo è un altro punto a favore. Il manico va, necessita di un overgrip, non mi piace assolutamente il laccetto che mi ricorda quello delle Star Bike, quindi infatti, strascomodo, che bisogna girarlo 100 volte intorno al polso. Tende a scappare. Per quanto riguarda il prezzo, parliamo di oltre 260 euro, quindi stiamo nel mid range adesso considerati i prezzi delle racchette top di gamma. Però diciamo che una racchetta che quasi, tra virgolette, non si rompe mai. Sì, potrebbe essere per un pubblico ampio, è una racchetta comoda che può essere indicata sia per il giocatore di destra che per quello di sinistra, non magari di livello avanzatissimo, che cercano comunque un tatto confortevole. E questa qua, l'Acheron Oro, potrebbe essere una soluzione. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale. Tu hai mai giocato con un Acheron? Scrivilo nei commenti.